Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo ovviamente in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Abbiamo appena sconfitto la palestra di tipo folletto e ci è stato detto di tornare a Knuckleabra per qualche motivo. E incontriamo Bit davanti alla palestra. Che c'è, ti diverti a guardarmi ora che non sono più uno sfidapalestre? Si vede che non hai nulla di meglio da fare. In effetti no. Già immagino, ora che non devi più vedertela col mio genio, ne hai di tempo da buttare. Stammi bene a sentire, ora. Io non mi do per vinto, che sia ben chiaro. Diventerò il nuovo campione di Galar e conquisterò la fiducia del presidente. Andrò da lui e gli chiederò di lasciarmi partecipare alla sfida delle palestre. Poppy! Ah, è quel ragazzo. E si passa la mano tra i capelli. Come allenatore mi va proprio a genio. Più rosa di così non si può. Quindi non ha scelto Hope ma lui. È perfetto, retto e contorto allo stesso tempo. Le personalità sfaccettate mi intrigano. Signora, stia attenta, è solo un bambino. Bene, è ora di affrontare la missione della mia palestra, ragazzo. Ma che? Rosa! Rosa! E rosa! Complimenti! Quindi, la vecchietta ama il viola, però il rosa è il suo colore preferito. Cioè, come funziona? Perché nella sfida della palestra mi ha fatto la domanda che colore mi piace, ho detto rosa. No, il rosa non mi piace, però adesso le piace il rosa. O forse non le stava bene, cos'era? Una delle due. Mi lascia un attimino spiazzato. Ah, tu sei Poppy! Si può sapere che cosa ti è preso? Oh, le è preso, ma che è mica tua, che la conosci? Dimmi la verità. Dimmi la verità, non ti senti tradito da quella Olive che prima ti usa per accumulare le sue stelle e poi ti getta come se niente fosse? Vieni con me, potrei avere qualcosa di interessante da farti fare. Anche se ovviamente dipende tutto dal tuo impegno. Vuoi mettermi alla prova? Eh sì, potrei sfruttare la tua lunga esperienza per apprendere qualcosa in più sulle Daisy Stelle. Noi andiamo allora. Tu prosegui pure per Circhester. Sai dov'è il percorso 7, no? Se no me lo dicevi? Non si sa. Ad ogni modo sappiamo che Bit è mancino perché indossava il polsino Dynamax sul braccio sinistro. O sulla mano, polso. Dunque, la squadra l'ho cambiata, come potete vedere in grafica. Ho messo questo Pokémon qui a Trem, sì, pare che si chiama. E ovviamente anche Bertic, che ho chiamato Grand Snowbear. In, diciamo, quasi un omaggio a Grand Pooper, però è di ghiaccio, quindi. Grand Pooper, diciamo, è un giocatore professionista, se così possiamo definirlo, di Super Mario Maker. Mentre lei mi piaceva il nome Atena, e dato che era femmina, preciso. Non so se si può incontrare anche maschio, ma l'ho incontrato femmina, quindi ok. Più che altro volevo un Pokémon psico in squadra, e lei è stata la mia prima scelta. Ehi là, come sto andando con le medaglie? Io stavo facendo qualche ricerca sulle statue che abbiamo visto all'Ethermore, in particolare sulla spada e lo scudo. Che genere di Pokémon erano e che ne è stato di loro? Ma Sonia salta così a caso fuori? Cioè io cammino, neanche ciao, e attacca il discorso. Questa storia è ancora fitta di misteri. Per questo pensavo di tornare alla sala dei tesori per esaminare gli arazzi alla luce. Buam! Che bomba fa Buam? Ancora? Ma che sarà successo? Alla sala degli arazzi? Ah, allo stadio di Knuckleabra. Quindi. E dove si trova la centrale sotterranea del presidente Rose? Un punto energetico? Che succede? Perché qui si può usare Dynamax. C'è lo stadio. Aspetta! Ma se nello stadio si può usare il Dynamax, vuol dire che sotto ogni stadio c'è un punto energetico di Dynamax? Il rilevatore di punti energetici sta reagendo. Questo vuol dire che. Qui può avere luogo il fenomeno Dynamax, ma. Ma scusami, prima non si poteva quindi in questo stadio? Co non capisco bene come funziona allora. Ah, perché noi immagazziniamo l'energia del polsino. E quindi grazie al polsino.
Strano, è comunque sia strano, perché nelle terre selvagge allora come, perché usiamo il polsino? Boh. Sonia, Link, avete sentito quelle scosse? Il presidente Rosa starà si di sicuro facendo uno dei suoi esperimenti. I Pokémon di Knuckleberg potrebbero cominciare a dynamaxizzarsi. Capisco, meglio avvisare il presidente Rosa. Vengo anch'io, così siamo sicuri che non ti perdi. Non vedo l'ora di vederti in finale, buona fortuna. Vai ora. Raggiungi Surchester per conquistare la tua prossima medaglia. Surchester. Hope. Ah, Link! Ah, Hope! Qual buon vento ti porta qui? Qual buon vento? Perché vento? Prima il bosco, poi quel quiz. Avevo il cervello in pappa. Però alla fine ti ho raggiunto. Ma il bosco era piuttosto semplice, se vogliamo. Vieni con me sul percorso 7. Ho bisogno di una bella sfida per rimettermi in sesto. E io ne approfitto per utilizzare Atrem. Si chiama? L'evoluzione? Atrem, mi sembra. Qui c'è un centro Puchimas. E andiamo quindi sul percorso 7, che poi ci introdurrà appunto a percorso 8 e poi a Surchester. Molto bene. Dunque, qui non dovremmo causare problemi a nessuno. E non vedo oggetti per terra, quindi ci siamo. Link, per diventare forte devo sperimentare tante cose diverse. Altrimenti come posso sperare di arrivare al livello di mio fratello? Per non parlare e poi di superarlo. Insomma, voglio dire, hai capito, no? Voglio fare una lotta contro di te. Sapete cosa mi piacerebbe però? Sfidare le palestre un po' come si ha voglia. Nel senso, il gioco può essere programmato per avere sfidanti più forti in base al tuo livello. Però il fatto è che questo gioco ti obbliga a sfidare le palestre in base a a un regolamento specifico. E quindi si perde un po' il senso dell'avventura, perché nei vecchi giochi potevi anche saltare una o due palestre e poi riaffrontarle più in là. Per esempio, nei giochi di prima generazione, come le sfidavi a un certo punto della storia. Potevi saltarne una e poi tornare indietro e fare l'altra, o saltarne addirittura due e poi tornare indietro e fare le altre. Invece qui purtroppo non si può. Però potrebbero programmarlo in maniera che, in base al livello che tu dovresti avere in quel momento, gli avversari sono di un livello pari o due o tre più sopra, se hanno solo un Pokémon. In genere queste cose le fanno quando hanno un solo Pokémon e il loro livello è 3 o 4 volte superiore al tuo. Cioè di 3 o 4 livelli sopra, ecco. Non 3-4 volte superiore, che sarebbe assurdo. Comunque sia, questo Trevenant potrebbe causarmi dei seri danni. Infatti mi ha mandato KO Athena, ma non c'è problema. Se avessi fatto Notte Sferza, poteva comunque sia reggerlo perché Trevenant, da quel che ricordo, è fisico come difensore. Legnicorno fa male. Ah no, aspetta, Legnicorno non era coleottero? Era erba Legnicorno? Ah, ok. Allora mi sbaglio con cosa mi sbaglio allora? Con una mossa coleottero? Non mi ricordo quale però. Perché il coleottero contro i buio è super efficace. Però lui è erba, quindi niente. La prossima palestra poi sarà la palestra di ghiaccio, quindi direi che Tappo si può divertire un bel po'. Ora lui mi manda un Pokémon tipo fuoco, Heatmore. Allora io gli mando Strider. È ancora a livello 34, ma potrebbe farcela bene. Questo Pokémon Heatmore non è male. Però non saprei come usarlo in squadra. Intanto lo avveleno, così perde punti ogni turno. Ho fatto un po' di sfide in Dynamax nelle Terre Selvagge. Mi sono connesso con altri giocatori online, visto che l'abbonamento, insomma, ce l'ho, lo sfrutto, ora che non sto giocando altro che Pokémon. E oddio, vanno un po' a scatti a volte, però la cosa buona è che parlando con gli altri giocatori ti danno degli oggetti per il poke campeggio.
che ancora non ho sfruttato. E mamma mia! Quella frusta maledetta! Fa un sacco di danni, ho visto. Non ti azzardare a morire. Non ti azzardare! Dannazione! Ah, volevo revitalizzare Strider prima. Uffa. Gli manda Snorlax? Si trova Snorlax nelle terre selvagge. Ne ho incontrati un paio, ma non mi piace come Pokémon. Non trovo uso nel team, dato che è tipo normale. E di normale buio già ne ho uno, quindi preferisco astenermi da prenderne un altro. Snorlax sì, è un buon difensore. L'ho usato nelle lotte online diversi anni fa. Molti anni fa. Però boh, lo usavo come esplosivo, quindi alla fine lascia un po' il tempo che trova, per quanto mi riguarda, nella squadra. Ok, uso accumulo, quindi ora si boosta la difesa. Se mettessi la grandine, però dopo avrei altri due Pokémon con cui fare i conti e non so chi sono. Se mi blocco in colpo, no. Lacerazione. Colpo è quella che poi dopo ti fa confondere una volta che finisce. Accumulo 2. Aia. Allora, adesso ho doppia difesa. Quindi, se io andassi con scaglia gelo, ce la farei? Sì. No! Ci picchia. Ma perché ha fatto accumulo se poi poteva fare sfogo energia e recuperare in quella maniera i punti? È strano, eh? Cioè, è molto strana sta cosa. Ancora? Proprio vuole proprio vedermi soffrire. Non paralizzarmi, ti prego. Beh, meno male. Allora, mi servirebbe un tipo lotta da mandargli contro per fargli un bel po' di danni. Stavo andando di lacerazione sperando di fargli un brutto colpo, ma niente, non va. Purtroppo lacerazione quando non deve andare non va. Notte Sferza che fa brutto colpo. Lui ha corpo scontro. Non so cos'altro ha. Ok, posso prendere un altro corpo scontro. Però se non mi paralizza e sono più... No, non ce la farei comunque. Dovrei fare un brutto colpo. Ok, ho ricaricato... Porca miseria, ti pareva? Allora, proviamo a fare così. Se faccio un brutto colpo dovrei farcela mandarlo... Sono comunque più veloce. Va benissimo. Oh, niente, è brutto colpo, non va e non va. Quando non devi andare... Ah, ecco! Ecco, a lui va. Non ti aspettavi di poter subire un brutto colpo. Bassa sta cresta, bassa. È paralizzato e non può agire. Ma ti pare? Oh, la va, la spacca. E la spacca. Spaccalo, ti prego, spaccalo. Tanto che ho The Crow, che è anche acciaio, prendo pochissimi danni da... da corpo scontro. Però, insomma, peso bomba, non è che possa fare molto peggio. Revitalizzo anche Grand Snober e poi refullo The Crow. E poi killiamo Snorlax una volta per tutte, che già mi ha scocciato a vederlo in campo. Se io avessi giocato di più, perché ieri sono stato totalmente fermo, non ho registrato per niente, l'ho solo acceso per catturare due Pokémon. Se avessi giocato un po' di più avrei sicuramente allenato la squadra. Dovrei stare già al 43-44 con tutti. Se non con tutti, con buona parte del team. Anche se alcuni l'ho allenati con la pensione. Allora, Boltund. Che cos'è Boltund? Ah, l'evoluzione del cane. Povelettro, all'acciaio. Proviamo un po' con l'acciaio. So benissimo che può... E che evita l'attacco. E allora? E allora, se questa non è sfiga? Vabbè, facciamo con Grand Snober.
Ancora boato? Ma lo fa apposta? Arieccolo! Quanto c'hai di salute? Allora scusa, se mi permetto, ma non è come... Ma prima ero più veloce, ora è più... Ah, perché Boto ha meno priority, giusto? Ha meno 3, meno 4, quanto c'ha? E non può attaccare perché è paralizzato. Senti, mando tappo, dai. Io ho fatto un paio di sbagli, ma lui sta axando come un maiale. Eccola là! Oh, Scintilla, io ci fossi una volta che paralizzassi con Scintilla. Arriva lui e mi paralizza ogni volta. Non ci posso credere. Non ci posso credere. In teoria dovrebbe fare sgranocchio. Secondo la logica normale di una persona. Oh, meno male. Almeno questo. Avanti. Scintilla, sì. E ti paralizza, ovviamente. Oh, meno male, uno che non è uno che attacca. C'è un po' di gioco in questo Axe. Rillaboom. Rillaboom, posso anche mandare The Chrome, è paralizzato, mando Grasnuber. Rillaboom. Come tutti gli altri, come gli altri due starter dovrebbe essere solo erba? Mi pare che siano tutti senza doppio tipo. Tamburo attacco. Ringo Starr che fa un attacco col tamburo. Niente, ho mancato l'attacco, quindi mo mi tocca ricaricarlo, prendere un altro tamburo attacco, sperare che non faccia brutto colpo. E la velocità oramai è inesistente, perché prima ce n'era un po' troppa. Va, shottato, visto. Mamma mia ragazzi, ma perché tutto sto Axe? Cioè, io questa partita solo Axe è stato. Poi suo, manco mio, se fosse mio dicevo, vabbè, ma su tutto suo. Devi impegnarti sul serio, Sì, se non fosse Axe, se non ci fosse l'Axe, sì. Ricordo che prima di partire per questa avventura guardavo mio fratello in TV. Per me era una stella che risplendeva di una luce accecante. Ora so cos'è che lo rende tanto forte. Capisco bene cosa più di me. Ma anch'io sto diventando forte. Ok, non velocemente come te, ma me la cavo alla grande. Grazie per aver lottato con me. Fammi rimettere in sesto i tuoi Pokémon, va. Ho capito che cosa voglio veramente. Voglio lottare contro mio fratello. O per meglio dire, voglio essere io a sconfiggere l'invincibile campione. E ce la farò. Vincerò io. Ho deciso, voglio andare a Cerchester a conquistare la mia prossima medaglia. Dopodiché voglio sfidarti di nuovo. Con calma però, Hope. Fammi prima attraversare questo percorso e che cosa troviamo qui? Cos'è questo? L'evoluzione di Meow? Berserker. Ah, Berserker, ok, capito. Ok, qui cosa abbiamo? Abbiamo una confezione di etere, salve. Un Galvantula gigante. Sono una modella, so bene come mettere in luce le qualità del mio Puchimans. Voglio proprio vedere. E mi paralizza! Che novità! Ed è paralizzato! Come ti sbagli? Andiamo avanti. Di qua... Oh, mamma mia, sti Team Yell. Già mi ha scocciato il Team Yell, sinceramente. Un tassista può fare il suo lavoro in qualsiasi posto e in qualsiasi momento. Cosa che non mi serviva sapere perché... In teoria uno abita in città, sa come funziona. A meno che non sei Uber. Vabbè, sconfitto senza troppe riserve. Abbiamo un Morpico lì vicino, vedete? Io però agito l'albero. Lo agito un'altra volta perché si muove molto velocemente, quindi... Ma io lo agito ancora.
Ho paura che possa cascare un Pokémon. E infatti casca. Con la fortuna che ho. Morpico. Boh, non mi dice nulla come Pokémon. Quindi. Ah, c'è Swiper lì. Gioca con me, Morpico. Su. Su, su. Aiuto. No, no, quello non lo voglio. Non mi piace. Non mi piace Berserker. Oh. Uela. Che cosa abbiamo qui? Oh, ma ce l'hanno con me i Pokémon? Questo non so come mi ha visto. Stava in fondo. Mi ha visto non so come. Scendiamo qui allora. Non credo sia la strada giusta. Però intanto... Ok, abbiamo sconfitto questa. Però ora stavo pensando, non è che di là poi è la strada giusta? Perché in genere le scale portano sempre a un punto di interesse. Ed infatti... Ma vado a fare un attimo un giro di là. Ok, qui è nulla. Cosa? Infatti non c'è nulla qui. Vabbè, continuiamo. Lunaton, carino. Vediamo un po'. Saliamo. Cioè, questo, quello mi ha visto, però già ci ha rinunciato. Allora, qui dovrebbe esserci l'MT che ho visto dall'altra parte. Cos'è quella cosa là sotto? Ma tutti quei Pokémon in fila lì sotto, cosa sono? Sotto il corno? Ah. Forte. Sotto il corno l'ho vista in VGC? Può essere? Allora, scendiamo. Questo vorrei proprio evitare di combatterci e invece non posso. Ok, qui sotto invece che abbiamo... Ah, un Vullaby. Ok. Qui non c'è nient'altro. Allora, o sono solo terre. Ma no, magari salgo qua, dai. Salgo qua e non c'è nulla. Vabbè. Allora, qua c'è Ponyard. No, vado di qua. Che si scende. E poi vado qui che c'è la sfera. Quindi... Sandaconda! Questo qui cos'è? Che cosa? Phalanx! Ma che cos'è? Boh, non ho capito che tipo di Pokémon era. Comunque sia, pare che abbia lì una specie di tana. Metto The Crow davanti. E vado qua su. Che c'è un'allenatrice. No. Allora vado qua in basso. Qui sotto cosa abbiamo? Altre rovine. E un allenatore. Bene, aveva solo Togedemaru. Ok, quindi quello se lo voglio evitare. Basta che faccio così. E poi così, e faccio il giro più lungo per evitare di incontrarmelo. Davanti, bene. Ah, ma sta anche qui sopra. Ok, vediamo un po' se la visuale mi aiuta. Ah però, io posso continuare di qui. Senti, non vorrei affrontarti, ma devo. Ok, qui, c'è un ATM. Breccia. Allora devo un attimino tornare indietro per vedere cosa c'era di là. Perché lì arriviamo alla città sicuramente. Ok, qui c'è l'allenatrice. Prima di sfidarmi però con lei devo prendere Gran Pepita. Solo questo c'era? Oh! Peccato, vabbè, combattiamo. Mettiamo Grasnober e Athena davanti. Scusatemi. Ah, non ti guarda. Cioè, se non ci parli non ti guardano. Perché stanno attaccati al telefono. Non ci posso credere. Bellissimo. Pensavo mi avrebbero comunque notato.
No, insomma, anche questa qui non è che sia proprio stata pizza e fichi. Fissa campo. Ah, quindi con l'abilità o l'attacco che modifica il campo durerà più a lungo l'effetto. Beh, questa serviva nello scorso VGC. Abbiamo attraversato quindi questa zona. E ora ce n'è un'altra prima di arrivare alla città. Sentiero del vapore. Bon. Che Pokémon abbiamo qui? Cos'è questo? Vediamo un po'. Oh, Snom! Sì, che diventa una falena! Sì, l'ho visto ieri in qualche meme. Ora, in teoria, qui useranno gli allenatori Pokémon di tipo ghiaccio. Ah, mi scusi, ce n'è solo uno però a quanto pare. Ok, lui mi vuole aiutare con l'allenamento perché ha visto che sono uno sfidapalestre. Sì, gli sfidapalestre hanno ovviamente il polsino Dynamax. E guarda un po', non è un Pokémon ghiaccio, ma un Pokémon fuoco. Eh certo, sta a maniche corte, il bell'imbusto qua si deve riscaldare in qualche modo, no? Ok, siamo arrivati a Cerchester. E all'improvviso spunta il sole. Vabbè. E lì c'è la palestra. Very interesting, very interesting. Ah, oh, questo è Darumaka a forma di Galar, bene. Sì, l'avevo già visto in qualche meme, pure lui. Vediamo un po' com'è questo posto. Oh, questa fontana l'abbiamo vista nei trailer diverse volte. Mi sono sempre chiesto com'era. Cosa? Qui c'è il punto per il volo taxi. Questo è il Carry. Buon Gustavo. Qui invece è percorso 9, che sicuramente è bloccato. Ah no, non è bloccato, però non lo so, non mi ispira al momento. C'è qualcosa che non mi quadra, anche perché dobbiamo spiegare la palestra. Qui c'è il marciapiede, ottimo. Sto perlustrando la città, sì. Entriamo nelle case altrui, ovviamente. Bella come città, poi a me la neve piace molto più del mare. O della spiaggia in generale. Queste che sono le terme? C'è un Pokémon raffigurato in questo basso rilievo, forse un Persian? Non direi. Le antichissime terme eroiche, come nome stesso testimonia, l'eroe era saluto venire qui per riposare e recuperare le forze. In una città con la neve ci sono le terme. Il problema è che una volta che hai finito esci fuori e ti congeli per il vento che tira. Anche non tira vento, fa comunque freddo e congeli. Quindi scegli tu di che morte morire. Eccolo qua, buon Gustavo. Wow, senti Scorch. Mi piacerebbe averlo. Un arazzo dell'aria stranamente familiare. Beh, spada, scudo, i due eroi. Molto bene, molto bene. Qui sicuramente si lotterà, credo. Come per gli altri ristoranti, quindi per il momento no. Ok, voglio solo un attimino vedere qui la palestra, senza entrarci addirittura. Qui poi abbiamo un certo capo palestra, super thick. Va bene, Cuggi, termino qui questo episodio. Nel prossimo andremo a fare i conti con la capopalestra super thick del ghiaccio e le faremo capire chi comanda in questa città. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e spero che vi sia piaciuto. In descrizione come sempre il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!